Tambellini a Renzi, basta tagli. Il sindaco di Lucca ha scritto una lettera al Premier per mettere in evidenza le difficoltà del suo comune a gestire le manovre economiche. Lavoratori della Pideo a Roma con la CGIL, anche il settore del marmo della provincia di Lucca sabato raggiungerà la capitale per manifestare contro la riforma dell'articolo 18. Sangue a confronto sull'autosufficienza, si è tenuto a Bologna il terzo incontro nazionale del sistema sangue italiano organizzato da Fondazione Campus Lucca e Simpi. Ilaria e il guardare delle donne in San Francesco, serata di poesie e riflessioni tutte al femminile nel quarto incontro organizzato dal comitato Nuovi Eventi. Lo sport, il calcio, Galli ritorna alla Lucchese, fatta per l'ex portiere del Milan e della Nazionale che è il nuovo direttore generale. Dal mercato degli svincolati potrebbero arrivare un paio di rinforzi. Il ciclismo, Fondriest scommette sulla Garfagnana, l'ex campione del mondo in visita a Castelnuovo, in una terra che conosceva benissimo già da corridore. Lo ha ricevuto anche il sindaco Tagliasacchi, col quale ha parlato di come sviluppare il cicloturismo. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, in apertura, la decisione del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, di scrivere una lettera al Premier, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, per chiedere lo stop dei tagli ai comuni. Vediamo il servizio. È nostro dovere richiamare la necessità di non scaricare sui comuni obblighi che sono in carico ad altri livelli istituzionali. Si chiude così la lettera che il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha inviato, attraverso il prefetto, al presidente del Consiglio Matteo Renzi per contestare, seppur con toni equilibrati, i tagli operati dal governo. Al fianco dell'intera giunta e in particolare dell'assessore al bilancio Cecchetti, il primo cittadino ha ricostruito il lavoro fatto sin dalla sua elezione. Comune di Lucca la sua parte l'ha già fatta, abbiamo cominciato a farla già in campagna elettorale, quando siamo entrati qui dentro abbiamo tagliato tutto quello che era necessario tagliare. Quando si parla oggi di costi della politica, a noi ci viene da sorridere perché i costi della politica li abbiamo già affrontati in partenza come ognuno ben sa. Guardate gli stipendi del sindaco, gli stipendi degli assessori, gli stipendi del presidente delle partecipate, quindi date un'occhiata a quello che è il mondo attuale e quello che era il mondo di ieri, quindi noi la nostra parte l'abbiamo già fatta. Allo stesso tempo, ha spiegato Tambellini, il comune è stato costretto ad aumentare le tasse e nonostante questo nel 2014 ha dovuto subire i tagli del governo per 800.000 euro, a cui si è aggiunto, come una mazzata, il 1 milione di euro chiesto pochi giorni fa dal Ministero della Giustizia per le spese degli uffici giudiziari. Per il 2015 la situazione peggiorerà ulteriormente per il bilancio comunale con un taglio previsto di oltre 4 milioni di euro. Dove e come risparmiare non lo abbiamo ancora deciso, ha spiegato il sindaco, ma così non possiamo andare avanti. Il comune non potrà più fornire determinati servizi ai cittadini e rischiano di pagare le fasce più deboli. È chiaro che in queste condizioni sarà ancora più difficile andare avanti, ovvero sarà più difficile mantenere il comune così come si è visto finora, così come lo si conosce da sempre. Il comune cambierà pelle. Ciò che diventa per noi difficilmente tollerabile è l'invasione di campo da parte dello Stato in ambiti che sono propri dei comuni, quando si vengono a prendere risorse dei comuni, perché se lo Stato paga per il 28% le spese giudiziarie e il resto è a carico dei comuni, è chiaro che una parte delle nostre entrate va per qualcosa che appartiene invece allo Stato. Dunque, tagli al bilancio, abbiamo cercato di capire esattamente come potrebbero incidere analizzando quali sono le voci che compongono il bilancio comunale. Tagli insostenibili, così hanno definito il sindaco Tambellini e la sua giunta le ultime manovre decise dal governo, ma come impattano sul bilancio del Comune di Lucca gli ultimi provvedimenti? Complessivamente il bilancio 2014 del Comune di Lucca è di 198 milioni di euro. Togliendo la Tari, le spese per il personale che ammontano a poco più di 20,6 milioni di euro e i 7 milioni per il rimborso delle rate dei mutui, lo zoccolo duro, cioè quello su cui si basano i servizi, è di circa 49 milioni e mezzo di euro. Nel 2014, ha spiegato l'assessore a bilancio Cecchetti, il decreto legislativo 66 ha tolto circa 800 mila euro, coperti con la variazione di bilancio dello scorso 7 ottobre.
Nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia ha chiesto 1 milione di euro per saldare le spese per gli uffici giudiziari e dunque, entro la fine di novembre, il Comune dovrà operare un nuovo assestamento di bilancio. Per il 2015 la situazione dovrebbe peggiorare ulteriormente. Al 1.300.000 euro del decreto 66, la legge di stabilità dovrebbe aggiungere tagli per circa 2,5-2,7 milioni di euro. C'è poi il rischio, afferma la Giunta Tambellini, che i tagli alle regioni si ripercuotano sui comuni, penalizzando il sociale e il trasporto pubblico per un importo al momento non ancora quantificabile. Intanto a Lucca, appunto, i sindacati sono preoccupati per il futuro del canile di Ponte Tetto. La convenzione tra il Comune e l'ENPA è giunta al termine. La struttura occupa 5 lavoratori e non è ancora chiaro il loro futuro. Venerdì si terrà un incontro tra Comune e sindacati. E ancora a Lucca, venerdì alle 21 a San Concordio, nella sede della vecchia circoscrizione in via Urbiciani, si terrà un'assemblea pubblica per presentare il dettaglio del progetto per la realizzazione del sottopasso di via Ingrillini e per spiegare ai cittadini le modifiche alla circolazione stradale che interesseranno la zona adiacente alla strada per tutta la durata del cantiere, modifiche che scatteranno comunque dopo Lucca Comics. La Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di grado moderato per il rischio di forte vento su tutta la provincia di Lucca e sulla zona costiera per mareggiate, a partire dalla mezzanotte di domani fino alla mezzanotte di giovedì. La cronaca: gli uomini della sottosezione della Polizia Stradale di Viareggio hanno recuperato 1.000 euro e una cassa automatica che un gruppo di malviventi aveva rubato all'azienda sanitaria di La Spezia. Ieri sera, nei pressi del casello di Viareggio, sulla 12, la stradale ha tentato di fermare per un controllo una Fiat Punto che viaggiava senza targhe. Il guidatore ha tentato una manovra pericolosa per sfuggire alla polizia, ma è finita in testa coda fermandosi contro il guardrail. I 5 occupanti sono usciti dall'auto e sono scappati nei campi circostanti. Nell'auto sono state appunto rinvenute la cassa automatica, monete e banconote per circa 1.000 euro. E ancora per la cronaca, al termine di un rocambolesco inseguimento a piedi lungo le strade del centro di Viareggio, la polizia è riuscita ad arrestare un uomo di 25 anni, Jason Cari, su cui pendeva un ordine di cattura per una pena da scontare in carcere di 3 anni e 3 mesi per vari reati. Torniamo a parlare di proteste, in questo caso dei lavoratori del settore lapidio che sabato andranno a Roma a fianco della CGIL per la manifestazione contro le riforme, la riforma dell'articolo 18. Continuano gli incontri della CGIL con i lavoratori delle varie categorie in vista della manifestazione di Roma del 25 ottobre prossimo, per protestare contro l'ipotesi del governo di abolire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Oggi è stata la volta del comparto lapideo, con una riunione della Fillea CGIL organizzata all'interno del chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta. Un settore, quello lapideo, che in provincia di Lucca è stato uno dei primi ad uscire dalla crisi economica e che adesso gode di una certa tranquillità occupazionale, come ricordato in apertura di seduta dal segretario Leonardo Quadrelli, che ha comunque rimarcato l'importanza di partecipare alla manifestazione romana. Sì, noi andremo in forza a Roma, io credo che soltanto il settore marmo farà sicuramente 100 persone, un paio di pullman per questa manifestazione, che credo che sia una manifestazione veramente importante. Poche volte, qualche volta capita, e questo è un momento come questo interessante e importante di poter fare una manifestazione a Roma, perché insomma l'attacco che stanno facendo particolarmente al mondo del lavoro, ai lavoratori, è veramente fuori ogni dubbio, pesantissimo. L'abbiamo fatto contro Berlusconi e dobbiamo essere coerenti, dobbiamo farlo anche contro Renzi. Saranno circa 1.000 lavoratori che da tutta la provincia di Lucca raggiungeranno Roma, ed il segretario provinciale Enrico Profeti ha ricordato come, nella medesima manifestazione del 2010, dalla provincia partirono circa 400 manifestanti, segno che la questione della tutela del lavoro è ancora più che mai al centro dell'attenzione.
Le imprese funebri versiliesi hanno sottoscritto un appello rivolto al sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, per scongiurare la chiusura dell'ufficio di Stato Civile al Lido di Camaiore. In media l'ufficio raccoglie circa 800 denunce di morte all'anno provenienti dall'ospedale Versilia. Con la chiusura di questo ufficio, dicono le imprese, le pratiche verrebbero effettuate presso il comune di Camaiore con non pochi disagi. Ed invece a Porcari il Comune sostiene l'apertura di nuove imprese. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che prevede un contributo variabile tra 3.000 e 5.000 euro a seconda della zona in cui si decide di aprire una nuova attività con meno di 15 dipendenti, privilegiando le zone del centro cittadino. Per il momento le risorse stanziate ammontano a 20.000 euro, ma il Comune confida di incrementare il budget. A Pietrasanta ancora problemi per i residenti di Val di Castello, alle prese ormai da diverse settimane con l'inquinamento da taglio nell'acqua. I lavori eseguiti da Gaia con la captazione dell'acquedotto in un'altra falda non hanno sortito gli effetti sperati e quindi il sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi, ha dovuto lasciare in vigore l'ordinanza di non potabilità. Continuano quindi i rifornimenti per mezzo di autobotti in attesa di capire come intervenire per ristabilire l'utilizzo dell'acquedotto. Intanto è già stato effettuato un campionamento tra gli abitanti della frazione per effettuare dei test epidemiologici e per capire l'effettiva pericolosità della sostanza rinvenuta nell'acqua. Domani pomeriggio è previsto un vertice in prefettura per analizzare la situazione. E adesso parliamo di sangue, di trasfusioni, insomma un settore davvero importante per la medicina. A Bologna si è tenuto un incontro, il terzo incontro nazionale organizzato dalla Fondazione Campus di Lucca. L'autosufficienza del sistema sangue nazionale non è solo un obiettivo sanitario, ma tocca numerosi aspetti della vita pubblica, etico, economico, sociale. È partito da queste considerazioni il terzo incontro nazionale del sistema sangue italiano, organizzato a Bologna dalla Fondazione Campus di Lucca e dalla SIMTI, la Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, sotto il coordinamento scientifico di Salvatore Veca e Corrado Del Bo. Il meeting è partito dalla situazione attuale che in Italia garantisce una piena autosufficienza degli emocomponenti grazie all'attività delle associazioni dei donatori e ad una programmazione che viene operata ormai da 7 anni. Si deve però ancora migliorare per non sprecare le donazioni e per aumentare la produzione dei medicinali derivati dal sangue. Da questa base di partenza addetti ai lavori filosofi, antropologi, cooperatori internazionali e scienziati, tra cui il professor Albert Farrugia, esperto in bioterapie, il medico e antropologo Olivier Garraud, hanno parlato e discusso delle varie implicazioni all'autosufficienza. Il problema del soddisfare il fabbisogno di sangue vuol dire consentire lo sviluppo della medicina in tutti i suoi settori, diciamo, dalla trapiantologia, all'ematologia, qualunque settore della medicina senza la trasfusione del sangue non riuscirebbe a progredire. Essere autosufficienti significa soddisfare questi fabbisogni, ma essere autosufficienti, quell'auto che sta prima del sufficienti, sta a significare che il nostro modello organizzativo che prevede la donazione volontaria non remunerata e periodica è l'obiettivo da raggiungere ed è un obiettivo molto labile perché non si basa sulla produzione industriale di un prodotto chimico, ma si basa sul fatto che esistono appunto queste fonti, e cioè i donatori che siano disposti a donare il loro sangue e lo facciano in maniera conseguente, quindi periodica, ripetuta, garantendo la sicurezza, che vuol dire garantire gli stili di vita, garantire anche la certezza della fonte da cui arriva questo sangue. Questo convegno, il terzo, chiude un trittico che ci avevamo immaginato di fare così, cioè con 3 eventi, siamo a fine 2014 perché poi nel 2015 entrano in vigore le famose regole di cui parlammo nel 2011, le regole europee, e da subito penseremo a un nuovo ciclo da lanciare per continuare ad accompagnare il sistema sangue nel loro percorso di miglioramento.
Ieri sera vi avevamo parlato delle due famiglie delle case popolari di Via Fonda ad Antraccoli rimaste senza gas metano da sabato dopo che la GESAM aveva verificato la pericolosità di due contatori. Le famiglie si erano lamentate della mancanza di risposte da parte dell'ERP sui tempi di intervento. Ieri sera, dopo il nostro servizio, il presidente Francesco Franceschini si è attivato per accelerare la pratica e oggi i tecnici hanno effettuato un sopralluogo in Via Fonda. Dopo aver verificato la vetustà anche delle altre tubazioni, è stato deciso di sostituire tutti e cinque gli impianti del gas e nel pomeriggio il servizio è stato ripristinato per tutto il condominio. Dunque, insomma, possiamo dare questa buona notizia. Pietrasanta omaggerà Igor Mitorai con una mostra che a marzo invaderà piazze e spazi museali. Una mostra che assume oggi il significato di omaggio postumo, benché sia stato l'artista a discuterne direttamente con il sindaco Domenico Lombardi. Avevamo preso insieme questa decisione, ha spiegato il sindaco. Dovevamo vederci per mettere mano all'organizzazione. Quell'incontro non siamo riusciti a farlo, ma vogliamo certamente onorare quella decisione portando avanti il progetto, ha spiegato il sindaco. Roberta Martinelli e Velia Gini Bartoli a Parigi per parlare di Napoleone e la Toscana, ospiti del console italiano in Francia Andrea Cavallari. In occasione del bicentenario dell'arrivo dell'imperatore all'Isola d'Elba, il console ha infatti organizzato nella sua sede a Parigi un incontro per presentare l'opera del giornalista e scrittore Massimo Nava, Infinito amore, la passione segreta di Napoleone. E dunque a questo incontro hanno partecipato anche le due studiose di Lucca. Ancora per la cultura, ieri, due anni fa, Lucca piangeva la scomparsa di Romano Silva e ieri nell'auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio è stato presentato un libro dedicato alla memoria del professor Silva, La nuova tastiera cromatica e il sistema di scrittura musicale di Bartolomeo Grassi Landi. Questo è il titolo del volume curato da Pierluigi Raggi. E ci spostiamo nella chiesa di San Francesco per rivedere alcuni momenti della serata andata in scena domenica, una serata tutta al femminile. Una serata tutta dedicata alle donne, a loro guardare, ovvero la bellezza infranta. È stato un appuntamento poetico, quasi magico, il quarto incontro della rassegna Ilaria e le altre, ovvero della bellezza eterna, promossa dal Comitato Nuovi Eventi per Lucca con il supporto della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. Protagoniste nella chiesa di San Francesco Melania Mazzucco, premio Strega 2003 con Vita, accompagnata dalla filosofa Nicola Vassallo e dalla critica e studiosa di letteratura italiana Francesca Serra, in una conversazione tutta al femminile. Due ore incentrate sul guardare delle donne, arricchite dalle poesie di Carol Ann Duffy, lette per l'occasione da Alba Donati e moderate dalla giornalista della Nazione Rossella Martina. Santi Dio! Che noioso d'un uomo, piccolo di statura, non riusciva simpatico. Così cercava di fare bella figura. I morti, signora Esopo, diceva, non ci possono smentire. Un appuntamento che voleva proporre un nuovo e diverso punto di vista, particolare e inaspettato, come se a parlare, dopo anni di silenzio, fosse Ilaria stessa. E vi ricordo che anche questo incontro sarà trasmesso nei prossimi giorni, poi vi daremo i dettagli da Noi TV, come tutti gli incontri organizzati dal Comitato Nuovi Eventi. A proposito di appuntamenti sulla nostra emittente, domani sera ritorna alle 21 diretta Sindaco, avremo qua nei nostri studi il primo cittadino di Gallicano, Davide Saisi. Vi faccio vedere il numero di telefono, l'SMS che potete inviare anche in diretta per porre delle domande e delle segnalazioni al Sindaco di Gallicano. Eccolo qua, 348-6559-792, questo è il numero di telefono per inviare i vostri SMS. È tutto per la prima parte del telegiornale, la pubblicità e poi la pagina sportiva.